Nata a Reggio Emilia nel 2000, la giovane Agata Bocedi si appassiona alla musica, in particolare all'arpa, sin da piccola. Una storia d'amore, come lei ama definirla, iniziata per caso, che l'ha portata anche a vincere diversi premi e ad avere un'intensa attività concertistica, tra i più prestigiosi teatri, tra cui il Rossini di Pesaro, oltre a quelli in tutta Italia e all'estero. Quando è iniziato l'amore per questo strumento così affascinante? Ho iniziato quando ero piccola, avevo 6-7 anni circa, e avevo iniziato in realtà con il pianoforte, grazie a una mia amica che mi aveva chiesto di accompagnarla a lezione di pianoforte, e in quest'aula c'era questo strumento molto misterioso dietro a una coperta. Ero andata a scoprire che cosa ci fosse sotto, c'era un'arpa, ho visto la mia prima arpa della vita e ho detto che quella lì era quello che volevo fare, è stato proprio amore a prima vista, e quindi da quel momento le nostre strade non si sono mai separate ed è andato avanti così. Poi dopo ho iniziato gli studi in conservatorio, ho fatto tutti gli studi tradizionali, che insomma ho preso la laurea eccetera eccetera, adesso sto continuando sempre a studiare composizione e quindi la musica è la mia vita. Lei non è di Fano, di dov'è? Sono di Reggio Emilia e ho studiato a Parma. Però collabora comunque anche con il Teatro Rossini di Pesaro. Sì, certo, ci ho suonato in occasione del concorso Giovani in Crescendo, in cui avevo partecipato anche nella sezione, diciamo, di composizioni. Al momento della premiazione ci avevano fatto appunto esibire all'interno del teatro, era molto, molto bello. Ha suonato in Italia, ma non solo, anche all'estero. Sì, ho suonato all'estero e qua in Europa ho suonato in Inghilterra, in Russia, in Francia, in Romania, un po' ovunque. E sono molto fortunata perché è uno strumento che mi fa viaggiare tanto e a me piace, quindi sono molto contenta. Qual è la più grande soddisfazione che ha avuto fino ad oggi? Sicuramente esibirmi è una cosa che mi dà moltissima soddisfazione. Il palco, il pubblico è qualcosa davvero di unico, però soprattutto ultimamente che ho scoperto la composizione, devo dire che è qualcosa in cui riesco a esprimermi in maniera assoluta e quindi credo che sia proprio comporre musica. Lei è giovanissima, ma c'è comunque un sogno nella sua carriera musicale che vorrebbe realizzare? Sto lavorando per comunque realizzare il mio sogno, ogni giorno è un piccolo passo per essere comunque una musicista a tutti gli effetti, anche insomma speriamo di grande fama. Quello che mi piacerebbe diventare è anche soprattutto una compositrice, mi piacerebbe scrivere per i film e vedremo.